Allora, come cambiare la temperatura del boiler vapore, quindi come alzare la pressione in una Giulietta X? E nel modello Giulietta X vamo a vedere come se sube la temperatura della caldera e anche la pressione del vapore con Quindi l'utilizzo dell'elettronica. la macchina lavora con due valori, quindi due temperature per regolare il boiler vapore. Questa macchina utilizza due livelli di temperatura per subire e bajar la pressione del vapore. Quindi per modificare i valori bisogna prima cosa entrare in menu tecnico. La prima cosa che dobbiamo fare è ingressare nel menu tecnico. Quindi per entrare nel menu tecnico bisogna premere sulla tastiera di sinistra, quindi dal lato in cui c'è il manometro. Ingressare nel menu tecnico, abbiamo che impugnare questi due bottoni che stanno nel lato esquerdo della macchina, il bottone di schierda, dove sta il manometro. In sostanza, prima cosa premere il quinto e il terzo. Il terzo e il quinto bottone. Ok, si vede bene. E la macchina va in idle off. In sostanza, si spegne. Gli avverranno nel display che apparisce la scritta off. Ok. Adesso tengo premuto il quinto tasto. Tiene che mantenere pressionato il quinto tasto. Fino a che non esce il primo valore modificabile. E già va a sapere che ingressiamo nel menu dove tiene il nome Giulietta X, che è il primo parametro che potete cambiare. Adesso continuo a cambiare la schermata. Allì con il mismo bottone, il quinto, potete cambiare lo parametro nel menu Quindi attraverso le differenti opzioni. fino a che non arrivo a boiler temperature. Hasta que no ves boiler temperature, che in spagnolo è temperatura della caldera. Ok. Qui ho il meno e il più. Allí tienes con el primer y el segundo tasto, tendrías las opciones de menos o más. Quindi premendo il meno la temperatura cala, premendo il più la temperatura aumenta. Entonces con el botón izquierdo es el menos, el derecho es más y puedes subir o bajar la temperatura. Questa, quindi, se vogliamo più vapore quando utilizziamo la macchina, bisogna alzare questo valore, è alzabile fino a 130, quindi in questo caso abbiamo settato 130. L'ajuste di fabbrica viene con 125 grados, subendo la temperatura della caldera potremmo arrivare a 130 e questo le permette di tenere un poco más di vapore. Ok. Settato boiler temperature, andiamo a settare il valore successivo, sempre premendo il quinto tasto, e abbiamo boiler temperature, ma dopo 15 minuti. Entonces aquí, pasando al parámetro siguiente en el menú técnico, tendremos boiler temperature después de 15 minutos, o sea, la temperatura de la caldera después de 15 minutos sin utilizo. Quindi, cosa succede? Quando noi utilizziamo la macchina, quindi per utilizzarla intendiamo, premiamo questi tasti, la macchina andrà a lavorare sui 130 gradi. Quando non viene utilizzata per un tempo maggiore di 15 minuti, la temperatura del boiler inizierà a scendere. Ossia, para resumir, tenemos las dos temperaturas. La primera que hemos ajustado a 130 grados, que es la temperatura de la caldera cuando estamos usando la máquina. Y la segunda que en ese momento está a 120 grados, que es cuando no se utiliza la máquina por 15 minutos. Entonces se va a ahorrar un poco de energía y bajar un poco la temperatura del servicio. Quindi, la prima cosa che consigliamo è alzare il boiler temperature a 130. Quando
usare la macchina per una settimana. Se vogliamo più pressione ancora, quindi se non è sufficiente, andiamo a cambiare boiler temperature. Boiler temperature dopo 15 minuti va a lavorare sulla temperatura che manterrà la macchina anche quando non la usi. Quindi tendiamo a dire fallo, quindi alzala, se proprio tu vuoi avere sempre il boiler con una pressione alta. Entonces allí, Uscita. si nosotros vamos a subir como primera opción la temperatura de trabajo de la máquina, ya sería la primera opción para derogar más vapor. Si eso no va a ser suficiente, aconsejamos subir también la temperatura de standby después de 15 minutos, porque esto le permite trabajar con la máquina que siempre trabaja con la temperatura máxima. Entonces ya cuando tienes un cliente que llega a la barra o un grupo de clientes como mencionaba que llega a la barra, ya la máquina está en temperatura de servicio máxima. Una volta settato il valore che vogliamo, premiamo questo tasto, quindi il quinto tasto, fino a che non arriviamo alla fine dei valori, all'off. Una vez que ya has subido la temperatura de la caldera, tiene que utilizar el quinto tasto para cambiar la selección del menú hasta que no llega a off. Y aquí está saliendo y guardando los parámetros del menú técnico. Per riaccendere la macchina, premere il terzo tasto e la macchina si riaccende. Con el botón central, el tercero, regresa ya en su modo de operación de la máquina. Quindi adesso abbiamo settato 130 gradi, come vedremo lasciando accesa la macchina, tra 5-6 minuti qui la temperatura salirà fino a 130 gradi. La pressione salirà a più di un bar e mezzo. Se non la utilizzeremo, per più di 15 minuti, la pressione si riporterà intorno a un bar automaticamente. Entonces aquí en los ajustes hemos incrementado la temperatura del servicio de la caldera. Ya ves que mientras que hablamos ya está subiendo de 122 a 124 y en algunos minutos llegará hasta 130. Mientras que en el manómetro, al otro lado, en vez de trabajar poco arriba del bar de presión, llegará hasta el bar y medio de presión y de esta manera tendrá más potencia para erogar más vapor. Quindi adesso lei continua a spingere. Se vogliamo avere ulteriormente più pressione, bisogna cambiare l'ugello da un 2 fori a un 4 fori. De allí podemos cambiar también la punta de la lanza a vapor para tener más salida de vapor. Fine.